1943. Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa, tenendo per mano Giuseppe. Faceva un tempo sereno e caldissimo. Secondo l'abitudine presa in quell'estate per i suoi giri dentro al quartiere, Ida era uscita come una popolana, senza cappello, le gambe nude per risparmiare le calze. Giuseppe non portava altro addosso che una camiciolina quadrettata stinta, dei calzoncini rimediati di cotone turchino e due sandaletti di misura eccessiva, perché acquistati col criterio della crescenza. E in quel momento l'aria fischiò, mentre già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d'intorno a loro sminuzzati in una mitraglia di frammenti. «Giuseppe! Giuseppe!» urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista. «Ma, sto qui, sto qui!» le rispose all'altezza del suo braccio la vocina di lui, quasi rassicurante. Ida aveva lasciato cadere una delle sue sporte, mentre l'altra, dimenticata, le pendeva ancora al braccio, sotto al culetto fiducioso di Giuseppe. E assestandosi meglio, rannicchiato intorno a Giuseppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il corpo per assicurarsi che fosse in colma. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota, come un elmo di protezione. Tutto all'intorno durava un fragore fischiante e rovinoso, nel quale fra scrosci, schioppetti vivaci e strani tintinnii si sperdevano deboli e già da una distanza assurda voci umane e nitriti di cavalli. «Non è niente», essa gli disse, «non avere paura, non è niente». Lui aveva perduto i sandaletti, ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti lo si sentiva appena tremare. «Niente», diceva poi tra sé, fra persuaso e interrogativo. Al cessato allarme, nell'affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro un'immensa nube pulverulenta che nascondeva il sole e faceva tossire col suo sapore di catrame. Il primo oggetto riconoscibile che incontrarono fu ai loro piedi un cavallo morto, con la testa adorna di un pernacchio nero fra coroni di fiori sprante. E in quel punto un liquido dolce e tiepido bagnò il braccio di Ida. Soltanto allora Giuseppe, avvilito, si mise a piangere, perché già da tempo aveva smesso di essere così piccolo da pisciarsi addosso. Bene, io sono Agnese dell'Acqua, stasera leggiamo insieme, ci proviamo, la storia di Elsa Morante. Quando Felice mi chiese mesi fa di partecipare ad una serata di questo tipo, mi chiese: vuoi raccontare un libro? E chiaramente nella mia mente di lettrice più o meno avida sin dall'infanzia scorrevano molti titoli, ma puntualmente come una roulette che ad un certo punto si ferma, tornava lei, la storia di Elsa Morante. Ci ho riflettuto molto, è un libro che ho amato tantissimo, ma perché proprio la storia di Elsa Morante? E forse la risposta mi è giunta guardandomi intorno e pensando a noi come Agnes, Kenz, Fatuma e altre ragazze che per il lavoro di mio marito sono intorno a me. Sono le Ida di oggi, le Ida che corrono con i loro figli in braccio dalla Siria, dall'Egitto, dall'Afghanistan e sono attuali come lei. Quindi ho trovato nelle pagine della storia di Elsa Morante una verità che forse nemmeno il telegiornale riesce a raccontare, la scena di queste madri disperate che raccolgono questi figli e vengono da noi in attesa di un aiuto che noi possiamo dare e che dobbiamo tutti insieme provare a dare loro. Dunque, chi è Ida invece? La Ida delle pagine di Elsa Morante. Ida, ce lo dice la stessa scrittrice, è una donna in fondo insignificante. La donna, di professione maestra elementare, si chiamava Ida Ramundo, vedova Mancuso. Di età aveva 37 anni compiuti, io ne ho 36, quindi la cosa, cioè, crea un attimo di pathos interiore se pensiamo che l'autrice continua dicendo e davvero non cercava di sembrare meno anziana. Portava anche un cappello e provvisto di un piccolo velo nero di antica vedovanza e oltre che dal velo il suo stato civile di signora era comprovato dalla fede nuziale d'acciaio al posto di quella d'oro già offerta alla patria per l'impresa abissina, sulla mano sinistra. Ma l'età aveva lasciato stranamente incolume la sua faccia tonda di bambina sciupatella, e difatti Ida era rimasta nel fondo una bambina. I soli a non farle paura in realtà erano stati suo padre, suo marito e più tardi forse i suoi scolaretti. Dunque nella vita di Ida,
una cosa maestra elementare che è una figura in fondo mediocre e che come tale resterà per tutto il romanzo, perché in fondo l'autrice non la salverà mai da questa sua insignificante, dal suo insignificante coraggio, che non è altro che il coraggio di tutti coloro che si trovano coinvolti in quella che Elsa Morandi chiama appunto la storia con la S maiuscola. Ida era una donna appunto insignificante, però nei giorni febbrili della guerra lei custodiva un segreto, aveva la madre ebrea. Quindi siamo negli anni in cui erano state varate le leggi razziali, come tutti sappiamo, e quindi lei teneva nascosto un segreto terribile e la agitavano terrori notturni di queste persecuzioni, di questi rastrellamenti di cui si sentiva parlare tra i vicoli della città. Dunque Aida capitò l'incontro con un giovane soldato che si chiama Gunther. Chi è Gunther? Adesso vediamo che cosa ne dice la scrittrice. Un giorno di gennaio del 1941, a gennaio, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un momento di libertà, si trovava solo a girovagare nel quartiere San Lorenzo, a Roma. Erano circa le 2 del dopopranzo, a quell'ora, come d'uso, poca gente circolava per le strade. Il soldato non si distingueva dagli altri della sua serie, alto, biondino, col solito portamento di fanatismo disciplinare, e specie nella posizione del berretto, una conforme dichiarazione provocatoria. Questo in Italia era il suo primo sbarco all'estero, ma anche prima di arrivare all'uscita dei confini di Germania lo aveva sorpreso un'orrenda e solitaria malinconia. Infatti rimaneva a sua stessa insaputa un mammaloro. Come tanti ragazzi in cerca di avventura come soldati, Gunther si aggirava per le vie di Roma ubriaco, e ad un certo punto cominciò a sentire quella nostalgia, quel desiderio di farsi riscaldare da una donna, ma non c'era nessuno. E quindi chi incontrò che girava alla controra per fatti suoi? In quel momento qualsiasi creatura femminile capitata per prima su quel portone, non diciamo una comune ragazza o una puttanella di quartiere, ma qualsiasi animale femmina, una cavalla, una mucca, un'asina, che lo avesse guardato con occhio appena umano, lui sarebbe stato capace di abbracciarla di prepotenza, magari buttato ai piedi come un innamorato, chiamandola Mein Mutter, quindi mamma, mia madre. Con lei però Ida, a vedersi affrontare da lui, lo fissò con occhio assolutamente disumano, come davanti all'apparizione propria e riconoscibile dell'orrore. E qui si consuma un tragicomico equivoco. Ida si vede davanti il soldato intenzionato praticamente a consumare poco più che un raptus tra il nostalgico e il voglioso. Invece Ida vede materializzarsi la sua più grande paura, che è quella del rastrellamento. E dunque, in un modo assurdo, lei lo lascia salire in casa, convinto che il soldato debba perquisirla. Cosa succede, quindi? E così alla fine è chiaro perché la disgraziata, in un giorno del gennaio del 41, accogliesse l'incontro di quel soldatuccio a San Lorenzo come la visione di un incubo. Il soldato risentì come un'ingiustizia quel ribrezzo evidente e straordinario della sconosciuta signora. Non era abituato a suscitare ribrezzo nelle donne e d'altra parte sapeva di trovarsi in un paese alleato, non nemico. Però, mortificato invece di desistere, si accanì. Al sesto pianerottolo erano arrivati e siccome lei, coperta di un sudore ghiacciato, si perdeva nel manovrare la serratura, il tedesco posò in terra le sue sporte e prestamente le venne in aiuto con l'aria di uno che rientra in casa propria. Per la prima volta da quando era madre, essa provò sollievo a trovare che Nina Jedu non era in casa. Ida è già madre di un ragazzo che tra l'altro le dà molti problemi, molte ansie, perché è un ragazzo ribelle, un ragazzo per lei che è una maestra incorreggibile, che non si lascia sedurre dallo zelo scolastico e quindi la richiama continuamente ad una difficoltà. Per una volta lei fu contenta, quindi l'equivoco è ancora più grave. Invece di sperare nella presenza del figlio che l'avrebbe salvata dallo stupro, in pratica lei spera di essere sola per il terrore che il figlio venga rastrellato insieme a lei. Agli occhi di Ida ciò corrispondeva esattamente al suo compito poliziesco, cioè lo sguardo che il tedesco mostrava interessato alla sua casa. Preparandosi a una perquisizione generale, essa ripensava al foglio con l'albero genealogico di Nino, da lei riposto in un cassetto, fra altri documenti importanti, e si domandava se forse quei segni enigmatici non sarebbero indicazioni lampanti per colui.
Nel frattempo, i ragionamenti sbronzi del tedesco non concernevano né le razze, né le religioni, né le nazioni, ma soltanto le età. A questo punto, rammentandosi che ancora non aveva fatto le proprie presentazioni alla sua ospite, con decisione andò a piantarsi di fronte a lei e senza nemmeno guardarla, con bocca imbranciata le dichiarò: «Mein Name ist Gunther». Fu qui che Ida, senza darsene ragione, prese a gridare: «No! No! No!» con una voce isterica da ragazzina immatura. In realtà, con questo suo no, essa non si rivolgeva più a lui, né all'esterno, ma a un'altra minaccia segreta che avvertiva da un punto a un nervo interno, risalita a lei d'un tratto dai suoi anni di infanzia e da cui lei si sentiva, si credeva guarita. Fare amore!» gridò, ripetendo in uno sfogo fanciullesco, insieme alle altre quattro parole che conosceva dell'italiano. Durante lo stupro la sentiva dibattersi orribilmente, ma inconsapevole della sua malattia, credeva che lei gli lottasse contro, e tanto più ci si accaniva per questo, proprio alla maniera della soldataglia ubriaca. Essa, in realtà, era uscita di coscienza, in un'assenza temporanea da lui stesso e dalle circostanze, ma lui non se ne avvide, perché Ida soffriva sin dall'infanzia di epilessia. Quindi questo, anche il rapporto tra i due si consuma in una totale trasognato equivoco, perché il soldato crede di reagire virilmente al suo rifiuto, invece lei è assolutamente incosciente di tutto ciò che sta subendo. Quindi risalendo dalla sua infanzia, dalle ragioni più profonde del suo essere, la violenza si consuma nella sua incoscienza. Ma non lascerà la sua vita indifferente. Sul punto di andarsene, quindi alla fine di tutto, al soldato venne l'idea di lasciarle un ricordo, secondo un'usanza tenuta in certi suoi addii con altre ragazze. In cambio lui pure voleva portarsi un ricordo. Allora vide un mazzolino che Ida aveva ricevuto dai suoi alunni, dai suoi scolaretti, ne staccò una corolla e, deponendola con serietà in mezzo a certe sue carte nel portafogli, disse: «Mein ganzes Leben gand», per tutta la mia vita. E tragicamente la sua vita finirà tre giorni dopo, perché in una rappresaglia lui finirà ucciso, ma una parte di Gunther rimarrà per sempre dentro Ida, perché Ida, dopo 18 anni di un matrimonio in fondo praticamente quasi sterile, rimane incinta di questo rapporto assolutamente, abbiamo detto, assurdo. E quindi nasce Giuseppe. Quando Ida aveva partorito in un matrimonio assolutamente regolare, festeggiato dalla famiglia calabrese con tutto ciò che noi sappiamo anche ai giorni d'oggi, lei aveva partorito Nino, quel parto l'aveva lasciata quasi dissanguata, lei era rimasta due giorni in travaglio, infine era nato questo bambinone di cui il padre Alfio si vantava come di un bel vitello. Invece Giuseppe, che già aveva, si era infilato nella sua vita in un modo assolutamente misterioso, non la fece penare a lungo e venne al mondo, come dice la stessa Morante, come l'ultimo dei capretti dimenticato nella paglia. Col maturare dell'estate, fra i tanti problemi che ormai la assediavano con la loro imminenza, il più grave per lei era Nino, il primo figlio, che ancora non sospettava nulla, perché Ida, con i suoi vestiti troppo larghi, con il suo aspetto dismesso, in fondo aveva nascosto abbastanza bene la gravidanza. Dice Elsa Morante: anche i suoi malori, la nausea, non interessavano a nessuno, nessuno le faceva domande, era una povera vedova sola. Quindi era riuscita a nascondere abbastanza bene l'esordio della gravidanza. Quasi atterrita, essa vedeva approssimarsi il giorno che avrebbe dovuto necessariamente giustificarsi a lui, ne sapeva in che modo. La creatura in qualche modo provvide ad aiutarla, con l'anticipare di alcune settimane la propria nascita. Il 28 di agosto, quando avvertì le prime doglie, Ida era sola in casa. E presa dal panico, senza nemmeno riappreannunciarsi con una telefonata, si mise su un tram verso l'indirizzo della levatrice e cominciò a torcersi, a urlare, mentre Ezechiele, pratica e rassicurante, andava liberandola dai vestiti. Ma Ida, pur negli spasimi, era quasi atterrita all'idea di mostrarsi nuda e andava annaspando per coprirsi col lenzuolo, come poi l'altra si disponeva a slacciare il busto. Essa la trattenne disperatamente per impedirglielo, già che là, sotto il busto, attaccata con uno spillo, aveva una calzettina cucita con dentro i suoi risparmi. Difatti, a dispetto delle difficoltà di guerra, non aveva rinunciato all'abitudine di mettere da parte ogni mese un poco del suo stipendio,
nella sua diffidenza del domani, nella certezza, sola com'era, di non poter contare sull'aiuto di nessuno e nessuna evidente evenienza della sorte, essa aveva in quella sua calzettina tutta la sua indipendenza, la sua dignità, il suo tesoro. Un mascolillo, era difatti proprio un mascolillo, cioè un maschio, ma piccirillo è vero. Era una creaturina così piccola che stava comodamente sulle due mani della levatrice, come in una canestra. E dopo essersi affermato in quell'eroica impresa di venire al mondo, aiutandosi da se stesso, non gli era rimasta nemmeno la voce per piangere. Si annunciò con un vagito così leggero che pareva un capretino nato ultimo e scordato tra la paglia. Il secondo giorno Ezechiele rammentò a Iuzza che bisognava dare un nome al bambino. E Ida rispose che aveva già deciso di chiamarlo Giuseppe, come suo padre. Non il padre del bambino, il padre di Ida. Ezechiele però seguitò a dire che un nome solo non bastava, ci voleva un secondo nome e un terzo nome. Ma questi altri due nomi Iuzza non aveva pensato. E la levatrice, dopo averci meditato sopra, le propose di chiamarlo di secondo nome Felice, per portargli buona fortuna, e di terzo nome Angiolino, perché era di misura così piccola e di occhi celesti e buono che si faceva poco sentire. E senza darne spiegazione a voce, su un foglio che poi dette a lei ripiegato, le scrisse in lettere stampate, lei scrisse con mano tremante: Giuseppe Felice Angiolino, nato a Roma il 28 agosto 1941, da Ida Ramundo, vedova Mancuso, e da NN. Che per Ida, in questo suo moralismo che nascondeva tutte le sue paure, in questo suo bisogno per la sua stessa sopravvivenza di rispettare le regole, era quanto di più grave avesse fatto, potesse fare come affronto alla sua condizione di vedova. La sua maternità appunto è scandalosa, eppure questa sua maternità la salva come nulla poteva avere la forza di salvarla negli anni della guerra, solo per Usette, solo per mantenerlo in vita. Lei lotterà strenuamente attraverso i giorni, attraverso gli anni, nei mesi della fame che Roma attraversò quando appunto era la città aperta, che conosciamo dai film del neorealismo italiano che sono presenti a tutti noi. Eppure a Ida sfuggiva una cosa molto importante, che la guerra ha un solo pregio tra i suoi disastri che tutti sono presenti: quello di abbattere, di sfrondare ciò che è superfluo. Ma Ida non lo capiva, non riusciva ad apprezzarlo. E quando lei girava con la sua pancia, quando lei poi comincerà, rompendogli in due, a girare col suo bambino, non capirà che intorno a lei non ci sono gli sguardi scandalizzati, ma ci sono sguardi in fondo benevoli, sguardi di chi le tenderebbe volentieri una mano se lei si liberasse di tutte queste remore, a rendersi conto che la guerra fa dimenticare i rapporti illegali, fa dimenticare gli stupri e i bambini tenuti in vita anche dal coraggio delle madri. Ma c'è un rapporto molto speciale tra Giuseppe e un'altra persona, che è suo fratello Nino. Suo fratello Nino è uno dei personaggi forse più riusciti del romanzo. Nino rappresenta lo slancio della vita, uno slancio vitalistico, se devi dire, rubando il termine a Gabriele D'Annunzio. Lui è interessato, entusiasta di tutto. Quando arriva il fascismo è fascista, poi si diverte sotto il palazzo di Mussolini a scrivere viva Stalin, solo per figurarsi la sorpresa di Mussolini, l'insonne, come veniva chiamato a Roma da qualcuno che mi osservava la luce sempre accesa nei palazzi in cui si consumava la storia appunto del fascismo. E lui scrisse viva Stalin solo per il gusto di pensare allo sdegno di Mussolini. Qualche tempo dopo si arruolerà tra le brigate partigiane, ma sempre in uno slancio vitalistico che non ha nulla a che fare con le passioni politiche, anche perché l'intellettuale nelle pagine di Elsa Morati viene sconfitto duramente. L'intellettuale Davide Segre, il vero intellettuale, l'intellettuale tormentato, l'intellettuale che lotta, l'intellettuale che si oppone con tutte le sue forze al fascismo, morirà consumato dal dolore, dalla sofferenza, incapace di reagire. Invece Nino no, Nino è felice. Nino si aggrappa all'entusiasmo da qualunque parte esso provenga. E tra questi entusiasmi c'è quello per questo bambino, che lui ad un certo punto scopre per necessità inevitabile della madre. E così un giorno viene a sapere della
presenza di questo fratello. «E chi è, ma? Chi è?» ripete Nino, sempre più ammattito dal divertimento. «È uno trovato nella strada». «E chi l'ha trovato?» richiese Nino nella prima eccitazione di un tale evento formidabile, ma gli durò appena un attimo. Quasi non aveva ancora, si può dire, notato il rossore sconvolto di sua madre, che già non ci credeva più. Il suo sguardo, presto consapevole, addirittura cinico, trascorse dal volto infiammato di sua madre al corpo di lei, quasi nella subitanea reminiscenza di un segno che al tempo giusto non aveva percepito. E per 10 secondi il suo pensiero si incapricciò su questa buffa idea, che sua madre avesse un amante. E chi se la sarà presa così vecchia? Si domandò incerto. Sarà stata un'avventura di passaggio per una sola volta. A suo sguardo, frattanto, Ida aveva già inteso che lui aveva capito. Ma infine a lui non importava molto sapere d'onde gli venisse questo regalo inaspettato. Quello che gli importava a lui era di garantirselo per l'eternità. E lasciando cadere subito nell'incuranza ogni altra ricerca, si informò ansioso. Però adesso ce lo teniamo qua con noi. Sì, disse Ida con decisione. E tra di loro nascerà un rapporto veramente straordinario. Giuseppe passerà il suo primo anno completamente recluso per volontà della madre, perché, come vi dicevo, la mediocrità di Ida non le permetterà mai di capire che, come il figlio l'aveva risarcita, l'aveva perdonata, l'aveva capita in un attimo, tutti avrebbero capito l'esistenza di questo bambino biondo con gli occhi azzurri, in nessun modo simile alla mamma calabrese. Solo Ida era ancora restia a lasciarsi abbracciare da questo perdono collettivo. Ma intanto il bambino amava suo fratello più di ogni altra cosa. Nessuna cosa poteva rallegrare Giuseppe quanto la presenza di Nino. Pareva che nella sua opinione Nino accentrasse in sé la festa totale del mondo, che dovunque altrove si contemplava sparsa e divisa, rappresentando lui da solo ai suoi occhi, tutte insieme le miriadi dei colori, il bengala dei fuochi e ogni specie di animali fantastici e simpatici, e le giostre dei giocolieri. Misteriosamente avvertiva il suo arrivo fin dal punto che lui cominciava appena la salita della scala, e subito si affrettava più che poteva coi suoi mezzi verso l'ingresso, ripetendo «Ino! Ino!» in un tripudio quasi drammatico di tutte le sue membra. Certe volte, perfino quando Nino rientrava di notte tardi, lui, dormendo, al rumore della chiave si rimuoveva appena e in un sorrisetto fiducioso accennava con poca voce «Ino!» Quindi lo sentiva persino nel suo sonno. Adesso veniamo ad una parte molto importante. Come mi ricorda la mia cara Dora, l'edizione della prima edizione del romanzo non è contemporanea ai fatti, anzi la gestazione è stata lunga, perché il romanzo è uscito nel 74, anni che sono stati di contestazione, forse anche di qualcosa più che della contestazione, anni in cui ormai la Morante viveva sola dopo il suo matrimonio, immaginiamo burrascoso, con Moravia, e la sua casa era stata luogo di frequentazioni intensissime. Erano gli anni successivi all'amicizia con Sandro Penna, quindi con una figura tormentata del Novecento, che ha lasciato qualche strascico nel romanzo, perché, se proprio dobbiamo dire, l'unica nota veramente dolente del romanzo, su cui non voglio addentrarmi troppo per non svelare il finale a chi magari non ha ancora avuto piacere di leggere, è questo tema della malattia, questa sensibilità della persona malata che ha quasi un legame speciale con la percezione della realtà, un sovrasenso che la malattia concede più che alle altre persone. Questo è un dato tipicamente novecentesco che lei eredita dagli anni burrascosi dei salotti romani. Sono anni in cui lei intensamente si era pronunciata sul tema della guerra, sul tema della necessità di lottare. E non possiamo tacere che il sottotitolo al libro è uno scandalo che dura da 10.000 anni, la storia. Il mio frontespizio non rivela quello che l'autrice voleva, la storia con la S maiuscola. La storia con la S maiuscola è un binario parallelo che non si incontra che in alcuni momenti con la storia con la S minuscola. E quindi la Morante ha voluto darci proprio un segno di questo, organizzando il romanzo in un modo particolare. Non sono capitoli quelli di cui lei ci parla, ma sono annate. Ogni annata è contraddistinta per le pagine del romanzo da una retrospettiva storica. Quindi ogni anno il riassunto di quello che la storia
quella lontanissima eppure tragicamente dentro le nostre vite, ci racconta. E poi le pagine della storia con la S minuscola a cui le dedicò tutto questo. In una intervista all'Unità lei dichiarò di aver voluto fortemente fare un affresco popolare, un romanzo popolare, e quindi, derogando alla sua abitudine di scrivere in prima persona, scelse un narratore in terza persona che, come tutti sappiamo, ricorda Alessandro Manzoni, questo narratore paternalista enorme rispetto ai suoi piccoli personaggi, che ogni tanto interviene a dialogare con il lettore, quasi un dio onnisciente che guarda la storia. E lei scelse questo tipo di narratore, una narrazione in terza persona, corale, ampia, appunto eterodiegetica. E questa cosa le procura non poche critiche, anche perché questa volontà di ritrarre ancora la bontà del popolo, insistere su questo popolo in fondo sempre buono, sempre misericordioso, sempre capace di una morale superiore, era un po' sorpassato ormai nel 74. Forse la storia aveva rivelato anche questa bugia, ma lei volle dedicare al popolo un ultimo grandissimo affresco, un affresco appunto di bontà e di straordinaria freschezza. E quindi in alcune pagine del romanzo ci dà un affresco di Roma, della Roma proprio dilaniata dalla guerra, che, ritornando a quello che dicevo all'inizio, ha un'attualità, un'aderenza tragica con quello che guardiamo ogni giorno al telegiornale. Negli ultimi mesi dell'occupazione tedesca, Roma ha preso l'aspetto di certe metropoli indiane, dove solo gli avvoltoi si nutrono a sazietà e non esiste alcun censimento dei vivi e dei morti. Una moltitudine di sbandati e di mendicanti, cacciati dai loro paesi distrutti, bivaccava sui gradini delle chiese e sotto i palazzi del Papa, e nei grandi parchi pubblici pascolavano pecore e vacche denutrite, sfuggite alle bombe e alle razzie delle campagne. Nonostante la dichiarazione di città aperta, le truppe tedesche si accampavano intorno all'abitato, correndo le vie consolari col fracasso dei loro carriaggi, e la nube disastrosa dei bombardamenti che attraversava di continuo tutto il territorio provinciale calava sulla città un tendone di pestilenza e di terremoto. In qualche via appartata e secondaria della città si notava qualche palazzetto villetta di stile medio borghese con file di finestre recentemente murati. Là dentro tutti gli sventurati infetti dal vizio della morte trovavano impiego a somiglianza del loro Führer, padroni infine di corpi viventi e inermi per le loro pratiche perverse. La popolazione era ammutolita. Le notizie quotidiane delle retate, delle sevizie, dei macelli circolavano per i rioni come echi rantolanti, senza risposta possibile. Si sapeva che appena fuori dalla cinta delle mura, malamente sepolti in fosse e cave minate, stavano buttati a decomporsi corpi senza numero, talora accumulati a decine e centinaia, così come erano stati massacrati in comune uno sull'altro. E anche il miraggio famoso della liberazione si andava riducendo a un punto fatuo, materia di sarcasmo e canzonatura. E sui muri, frattanto, di giorno in giorno si moltiplicavano i rosi manifesti dei padroni della città, con nuovi ordini, tabù e divieti persecutori, minuziosi fino all'ingenuità del loro delirio burocratico. Ma alla fine, dentro la città isolata, saccheggiata e stretta d'assedio, la vera padrona era la fame. Nei giorni precedenti a questo terribile, poi, peggiorare e deteriorarsi delle cose, Ninuzio era tornato spesso a casa spavaldo, con salsicce rubate, con qualche prelibatezza che aveva strappato al mercato nero, ma senza comprarlo, ovviamente per il gusto proprio di portarla a casa. E Ida ne faceva chiaramente delle belle cene sostanziose per il suo piccolo Giuseppe, ma lei si rifiutava di mangiarle, perché erano furti acclarati del figlio. Invece la Ida del 43 è una donna completamente diversa, 44. Aveva ricevuto, grazie al figlio arruolato nelle brigate partigiane, una discreta somma di denaro che però ben presto si era perduta tra le maglie del mercato nero. E la misera lotta di Ida contro la fame, che da più di 2 anni la teneva armata, adesso era pervenuta al corpo a corpo. Quest'unica esigenza quotidiana, dar da mangiare a Giuseppe, la rese insensibile a ogni altro stimolo, a cominciare da quella della sua propria fame. All'aspetto aveva fatto i capelli bianchi e le spalle curve da gobetta, rimpicciolendosi fino a sopravanzare di poco la statura di certe sue scolare. Eppure attualmente la sua resistenza fisica sorpassava nella mole il gigante Golia, che era alto 6 cubiti
e un palmo e indossava una corazza di 5.000 sicli di rame. È vero, dall'inconscio un senso di certezza organica le prometteva una specie di immortalità temporanea che, immunizzandola da bisogni e da malattie, le risparmiava ogni sforzo per la sua sopravvivenza. Si era fatta incapace di pensare al futuro, la sua mente si restringeva all'oggi, fra l'ora della levata mattutina e il coprifuoco. E dalle tante paure che già portava innata, ora non temeva più niente: i decreti razziali, le ordinanze intimidatorie, le notizie pubbliche le facevano l'effetto di parassiti ronzanti che le svolazzavano intorno. Via via smarrì ogni senso d'onore e di vergogna, oltre che di paura. Una volta, rincasando verso mezzogiorno, incontrò molta gente con pacchetti in mano che veniva dalla piazza di Santa Maria della Liberatrice. Difatti, lo stesso generale in capo dei germanici, Pasciuto, re di Roma, presiedeva la distribuzione sulla piazza dei beni di primo soccorso. Intorno ai camion operavano i fotografi e le macchine da presa, e facendosi largo a spinte nella calca della piazza, tese le mani verso i camion a ritirare il suo chilo di farina. Due fascisti armati nell'uniforme col basco dei paracadutisti controllavano l'operazione. Il cuore di Ida si era messo a pulsare con tale violenza da somigliare allo sbattere di due grossi ali. Essa allungò una mano e si impadronì di una lattina che fece scivolare nella sua borsa. Tutto si era concluso nel giro di 3 secondi e già Ida, sgattaiolando, si sviava per le vie traverse di dietro. Il cuore seguitava a sbattere, però lei non avvertiva una specie di apprensione e nessun sentimento di vergogna. La sola voce che le salisse dalla coscienza era un'esclamazione disbetica che s'accaniva a rampognarle, già che c'eri. Con l'altra mano potevi acchiappare con un pacchetto di zucchero. Maledetta, maledetta, perché non hai preso anche lo zucchero? In quell'ultima decade di maggio essa commise di media un furto al giorno. Stava sempre di guardia, come una borsaiola, pronta alla prima occasione di arraffare. D'un tratto era caduto in una depravazione senza scrupoli. Fosse stata più pratica, avrebbe seguito l'esempio di una pensionata di nome Reginella, che andava ogni tanto a mendicare nei ricchi quartieri di Roma Alta, dove non era conosciuta. E quindi Ida raggiunge, dal suo punto di vista, il livello più basso della sua depravazione, quello che prima lei aveva creduto di raggiungere con questo suo parto scandaloso, lo raggiunge appunto con il furto. E come vi dicevo appunto, Ida è una donna mediocre e come tale rimane, non accetta, abbiamo detto, lo sguardo, la complicità di questa umanità che si agita intorno a lei. Quindi, quando usciva con il bambino, lei non usciva con il bambino per il terrore che le venissero fatte delle domande, le quali in vero le venivano invece sempre risparmiate. Però quell'assenza generale per lei spiegabile, nel suo sospetto diventava una minaccia rimandata di giorno in giorno. Il fatto era che lo scandalo della sua maternità, da lei ritenuto tuttora un segreto, non era più niente affatto che un segreto. Là nei paraggi, per quei quartieri romani proletari, non era nemmeno uno scandalo. Nessuno aveva voglia di lapidare quella povera maestruccia, che si vedeva sempre scorazzare solitaria e indaffarata sulle sue scarpette storte. E se qualche volta, incontrandola per caso, qualcuno le citava il pupetto, non era per malignità, ma piuttosto per complimento. Lei però ne arrossiva, come se l'avessero accusata di prostituzione. C'è però un momento grandioso nelle giornate di Ida. Quella sua mediocrità razionale diventava una sorta di epica, diventava quasi epica invece durante la notte, forse per le condizioni psicologiche di grande stress in cui ormai versava. La notte per lei era diventata di nuovo un bagaglio di sofferenza e prendeva dei sonniferi per poter dormire, dei calmanti, eppure durante la notte l'agitavano dei sogni incredibilmente gloriosi. Nei suoi sogni incontrava Hitler in persona, Mussolini, e le sue paure diventavano parte di una grande avventura notturna. Quindi questa donna era tutta la grandezza che il suo presente, le sue mattine così indaffarate non le permettevano, veniva riservato ai suoi sogni notturni. C'è però forse la parte più riuscita, quella che veramente sfugge ad ogni critica e con cui vorrei concludere questa nostra chiacchierata di stasera. Le critiche, abbiamo detto, non sono state risparmiate alla Morante, anche per un motivo forse commerciale. All'uscita del romanzo
Sicuramente si parla di un best seller per l'epoca, perché il romanzo ebbe un successo straordinario, in fondo andare incontro a, ai gusti del pubblico più largo. È vero, ci sono queste pagine storiche, c'è l'intensità del racconto anche politico, però ci sono tantissime pagine di un'umanità molto semplice e quindi effettivamente ebbe un successo straordinario. Ma c'è un aspetto del romanzo che ogni critico ha sicuramente celebrato come ciò che iscrive questo romanzo, che può annoverarlo tra i capolavori: il grande affresco dell'infanzia, dell'innocenza che Ida fa, che Esa Morante fa, non di Ida, che appunto non è in fondo così innocente, ma del bambino Giuseppe, di Nino, di questo ragazzo che rappresenta la giovinezza veramente più spensierata, quella che non si preoccupa di bandiere ma vuole vivere, vivere proprio nel vero senso della parola. Condanna, abbiamo detto, questa giovinezza inquieta dell'intellettuale Davide Segre destinato a, alla sconfitta, e celebra invece la vita vissuta con leggerezza. Chi è Giuseppe? Giuseppe è una figura mitologica, è una figura archetipica, è l'infanzia. L'infanzia che viene congelata nel romanzo, viene catturata quasi integra per le ragioni poi di chi leggerà il romanzo, che chi leggerà il romanzo poi troverà integralmente, chi lo conosce già ha capito a cosa mi riferisco. Giuseppe è un novello Adamo, non sa niente, la madre lo tiene segregato, lui vede il mondo da una finestra che finalmente con la crescita gli si apre anche un po' più grande man mano che lui supera l'altezza del, del davanzale. Ma un giorno suo fratello Nino dice: ma sì, andiamo, usciamo. Ed è una delle pagine veramente più toccanti, più belle, più significative del romanzo, la più vicina proprio a questo intento di Esa Morante di celebrare la libertà. Con la bella stagione si può immaginare che Nino sempre più spesso marinasse la scuola. Ma una mattina di un sereno meraviglioso apparve inaspettato a casa, perché Giuseppe veniva lasciato solo dalla mamma. Faccio una parentesi: in un romanzo dedicato appunto all'umanità che si agita con tutte le sue bruttezze, bellezze, con tutti i suoi umori, c'è uno spazio che la Morante dedica agli animali in un modo straordinario. In pratica Giuseppe viene tenuto a balia da due cani, uno è Blitz, che però muore nel bombardamento di cui vi leggevo appena poco fa, e un'altra cagna bella che invece sarà la sua seconda tata e che aiuterà praticamente Ida a poter tornare al lavoro, perché il bambino non accetta di stare a scuola con la madre, e quindi praticamente la madre lo lascia a casa con questo cane che si occupa di lui. Quindi questi animali che hanno un'importanza straordinaria, che condividono con i bambini la stessa innocenza. E insomma arriva Nino e gli dice: oh maschio, andiamo, oggi si va a spasso, contro il divieto della madre che voleva che questo bambino scandaloso rimanesse a casa. Così detto, con azione immediata, si issò Giuseppe a cavalluccio sulle spalle, volando come il ladro Mercurio giù per la scala, mentre Giuseppe, nella tragedia divina dell'infrazione materna, mormorava in una sorta di cantilena esultante: no, no, no! Le sue manucce stavano chiuse quietamente dentro le mani del fratello, i suoi piedini dondolanti nella corsa pendevano sul petto di lui, così da avvertire la violenza del respiro fremente nella libertà contro le leggi materne. E Blitz veniva dietro, sopraffatto dalla sua doppia felicità amorosa, al punto che addirittura, disimparando il passo, rotolava come un rimbambito giù per i gradini. Blitz, il cane, appunto. E i tre uscirono nel cortile, attraversarono l'androne, e nessuno al loro passaggio si fece a chiedere a Nino: chi è sto pupo che porti? Lo sapevano tutti. Quasi che per un miracolo quel gruppetto fosse diventato invisibile. Così Giuseppe, recluso fino alla nascita, compiva la sua prima uscita nel mondo, né più né meno come Buddha. Però Buddha usciva dal giardino lucente del re suo padre per incontrarsi appena fuori con fenomeni astrusi della malattia, della vecchiaia e della morte. Mentre si può dire che per Giuseppe, al contrario, il mondo si aperse quel giorno come il vero giardino lucente. Anche se la malattia, la vecchiaia e la morte per caso misero sulla loro strada i loro simulacri, lui non se ne avvide. Da vicino, immediatamente sotto i suoi occhi, la prima cosa che vedeva lungo la passeggiata erano i ricetti neri di suo fratello, danzanti nel vento primaverile, e tutto il mondo circostante ai suoi occhi danzava nel ritmo di quei ricetti. Una poesia visiva, possiamo dire, proprio dipinta davanti ai nostri occhi. E questo dice la Morante nell'intervista all'Unità in cui le difese, due anni dopo l'uscita del romanzo, l'intento, la giustizia proprio di questa pubblicazione: io voglio celebrare la poesia contro l'orrore della storia.
voglio prendere questa storia e farmi un simulacro non della seconda guerra mondiale, ma di tutto ciò che la storia è per l'umanità. Era la prima volta che Giuseppe vedeva un prato e ogni stelo d'erba gli appariva illuminato dal di dentro, quasi contenesse un filo di luce verde. Una bandiera sbatteva al di sopra di un portone, una farfalla a cavolaia stava posata sopra una margherita. Giuseppe sussurrò: «Dondine? No, questa non è una rondine, è un insetto, una farfalla. Di farfalla!» Giuseppe ebbe un sorriso incerto che lasciava vedere i suoi primi dentini di latte, da poco nato, ma non lo seppe dire. Il suo sorriso tremava. «E tu? Come ti chiami? Sarebbe ora che imparassi il nome tuo. Sai tutti i nomi del mondo e il tuo non lo impari mai. Come ti chiami?» «Giuseppe, ripeti!» Allora il fratellino si concentrò in una durata suprema di ricerca e di conquista e traendo un sospiro con viso pensieroso disse: «Giuseppe, all'anima, sei un cannone, oh. Pure la S già saputo mette. Giuseppe, mi piace. Più di Giuseppe mi piace. Sai la novità? Io per me ti voglio chiamare sempre Giuseppe.» Essa Morante ha scritto diverse dediche al romanzo, diverse frasi che ne introducessero il senso, ma nonostante il suo ateismo, o perlomeno il suo credo, scetticismo riguardo all'esistenza di un Dio al di sopra di questa storia così tragicamente crudele, ha rubato una pagina dal Vangelo di Luca e ha detto: «Hai nascosto queste cose ai dotti e ai savi e le hai rivelate ai piccoli, perché così a te piacque.»